Per le intercettazioni serve il via libera della Corte o reali motivi di grande emergenza. Così il presidente Barack Obama ha presentato dal Dipartimento di Giustizia americano il suo atteso piano per la riforma dei programmi di sorveglianza della National Security Agency dopo lo scandalo Datagate. Il programma di sorveglianza si avvia dunque verso una fase di transizione per salvaguardare il diritto alla privacy dei cittadini. Ma sia chiaro, sottolinea a più riprese Obama, le nostre agenzie di intelligence continueranno a raccogliere informazioni anche circa le intenzioni dei governi in tutto il mondo, come fanno i servizi segreti di ogni altra nazione. Obama rassicura i partner internazionali e sottolinea quanto sia fondamentale il lavoro dell'intelligence, che dice ha difeso la sicurezza e la vita di molte persone.